Sono forti, ragazzi, nessuno lo mette in dubbio, sono fortunatissimi, ma come sempre, ragazzi, sono sempre, sempre aiutati. E c'è un episodio dubbio nell'area del Bologna che ovviamente l'arbitro non ha dato il calcio di rigore e il VAR era spento. Fermi, ragazzi, fermi, prima di andare avanti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, per voi non costa nulla, per noi è importantissimo. Attivate la campanellina per sapere di uscire di nuovi video, mettete like ai video, come sempre, ragazzi, condividete, condividete. Condividete. Bentrovati amici, bentrovati. Ragazzi, l'Inter vince un'altra partita. Ormai sembrano praticamente inarrestabili, però come diciamo sempre, sono forti, sono molto fortunati e sono sempre, sempre aiutati, ragazzi. Primo tempo comunque hanno costruito la vittoria del primo tempo con quel gol di Bissek, ma poi nel secondo tempo in Bologna li ha presi praticamente a pallonate. Pallonate più di una volta in Bologna è andato vicino al pareggio e sinceramente se lo meritava ampiamente questo pareggio. Ma l'arbitraggio, ragazzi, l'arbitraggio ovviamente tutti i mezzi falli sempre a favore dell'Inter e mentre per il Bologna mai. Quindi i mezzi falli per gli avversari non si fischiano mai, per l'Inter si fischiano tutto. Poi c'è un episodio di calcio di rigore per il Bologna, non date che adesso andremo a vedere, ma vi faccio vedere. Cosa significa i mezzi falli? Vedete questa azione qua, per esempio, dove c'è un fallo evidente sul Bologna, dal limite dell'area dell'Inter, da dietro l'arbitro fa finta di nulla. Un secondo dopo c'è un mezzo fallo da parte del giocatore del Bologna, dopo che l'Inter ha guadagnato palla, e fischia il fallo. Tutta la partita così, tutte le partite dell'Inter sono così, e ogni volta che c'è un dubbio, nel dubbio si decide sempre ed esclusivamente a favore dell'Inter, ragazzi. È una cosa matematica, fissa, sempre, sempre così. E poi andiamo a vedere adesso questo episodio di calcio di rigore, dove c'è il giocatore del Bologna che entra in area. Come potete vedere, non è tanto la spallata, ma vedete le gambe, l'anca che va a ostacolare il giocatore del Bologna ed è lì che commette fallo il giocatore dell'Inter. A parte invertita, ragazzi. Questo episodio qua che lo rivediamo memorizzato, questo episodio qua, a parte invertite, sicuramente sarebbe stato dato il calcio di rigore dell'Inter, perché ne abbiamo visti tantissimi di questo tenore qua fischiati per l'Inter. Ormai il campionato è finito, ormai è tutto finito, però c'è stato un tiro del Bologna rimpallato e tiro di Orsolini che l'ha preso Freuler, che il pallone stava andando in porto, quindi sono anche fortunati, gli va tutto bene, ragazzi, quest'anno gli va tutto bene. Vediamo l'anno prossimo, dove dobbiamo andare in Champions, dobbiamo rifare un mercato decente, formare una squadra, mandare via l'allenatore, prendere un allenatore serio che faccia giocare la squadra, che organizzi la squadra e per andare a battere queste schiappe qua, perché ragazzi non sono nessuno, non sono nessuno. Certo, dovremmo combattere contro di loro, contro gli arbitri, contro la federazione come sempre, ma siamo abituati, lo facciamo da una vita, lo rifaremo ancora. Ragazzi, fino alla fine, forza Juventus!